Nel contesto pieno di questa mostra mercato 19esima dello Zafferano c'è una storia di due imprenditori che si sono uniti. L'unione fa la forza. Quante volte avrete sentito questo detto, soprattutto nelle varie interviste che abbiamo fatto anche in questa edizione per cercare di avere coesioni, punti di convergenza per la ricostruzione. Qui abbiamo due persone che sono due imprenditori del settore pasta, è un pastificio che è nato, uno è prestigioso, il pastificio di Campofilone, l'altro è nato proprio a luglio del 2016. Io vi presento entrambi, allora cominciamo dal nostro amico che si trova sulla mia destra, che è proprio il titolare di questo pastificio di Campofilone nelle Marche, in provincia di Fermo, il signor Marcozzi Gabriele. Il pastificio Marcozzi appartiene alla famiglia, quindi fondato nel 1995. Quindi di recente datazione, ma ancora più recente è questo pastificio che si è avviato nel luglio del 2016 a Rieti, nella zona industriale. Noi abbiamo tanti telespettatori che ci seguono da Rieti e provincia. In quella zona il nostro amico che si chiama? Diego Leoncini. Diego Leoncini pensò di avviare questo pastificio, poi il 24 agosto del 2016, sappiamo tutti com'è andata, ed era, se non ricordo male, il cinquantenario. Esatto, della Sagra dell'Amatriciano, che ci racconti come andò? Praticamente abbiamo iniziato questa avventura io e mio padre nel luglio 2016 per diversificare dall'attività di famiglia, che veniamo dal mondo delle costruzioni, e quindi per dare una continuità all'imprenditoria di famiglia. Abbiamo aperto il pastificio e abbiamo cercato di prendere il nome del famoso genetista Nazareno Strampelli, e abbiamo avuto l'autorizzazione della famiglia, quindi abbiamo registrato il marchio e siamo partiti con il pastificio. Diciamo che il brand doveva essere lanciato proprio il giorno del 50° anniversario della festa sacra amatriciana, e proprio in quel giorno avevamo avuto il benestare da parte della Prologo di Amatrice e del sindaco allora Sergio Pirozzi per lanciare il marchio. Poi purtroppo tutti sappiamo come è andata la cosa con il gravissimo sisma che ha colpito le zone di Amatrice, e pochi giorni dopo l'allora sempre sindaco Sergio Pirozzi e il presidente della regione Zingaretti ci hanno chiesto se invece di costruire lo stabilimento a Rieti costruiamo lo stabilimento a Amatrice. Noi abbiamo colto subito con orgoglio questa opportunità e abbiamo acquistato due lotti di terreno dal comune di Amatrice e abbiamo costruito lo stabilimento. La cosa importante è che in questo stabilimento lavorano, sono pochi dipendenti, soltanto 15 mi dicevano, lavorano persone che hanno avuto un grave lutto in famiglia, che hanno perso i genitori, che comunque sia hanno perso familiari, persone che devono ricostruire la propria esistenza e la propria realtà psicologica. Voi invece dalle Marche, ecco, intanto vediamo il pastificio Strampelli di Amatrice che si è unito con questo più, diciamo, non antico perché è recente, comunque più retrodatato, diciamo così, pastificio di Campofilone, che è la località in provincia di Fermo. E come vi siete uniti con questo progetto dislocato peraltro nella zona la prima ad essere colpita il 24 di agosto? Allora, per noi della famiglia Marcozzi era un progetto datato ancora qualche anno prima e avevamo l'idea di fare comunque un pastificio da Amatrice, ma da soli non ce l'avremmo mai fatta, anche per la distanza, diciamo, tra i due territori, quindi comunque ecco, c'è un'ora e mezza di macchina e quindi sarebbe stato sempre difficile poter organizzare una seconda produzione di un prodotto che è diverso comunque dal prodotto di Campofilone, che prettamente è una pasta all'uovo essiccata. E come avete pasta all'uovo essiccata, mentre i nostri amici di Rieti, Amatrice, hanno la pasta in generale essiccata all'uovo e normale. No, non c'è la tecnologia per fare pasta all'uovo nel pastificio Strampelli, ma soltanto una pasta speciale con archetto di semola, e appunto la caratteristica è solo semola essiccata, ma con archetto, quindi uno spaghetto praticamente che ha una lunghezza doppio rispetto allo spaghetto industriale. E quindi ora ovviamente in mano abbiamo una pasta corta, quindi questa differenza non la possiamo far. Sono dei rigatoni, eh? Sì, non la possiamo far vedere al consumatore, ma il nostro spaghetto è veramente particolare ed è unico.
Sì, beh, è uno spaghetto famoso, perché come vedete io non è che disdegno la pasta asciutta, lo si vede perfettamente anche dal physique du rôle, come dicevo ai nostri amici. Conobbi qualche anno fa questa pasta di Campofilone e ne sono rimasto veramente estasiato, ma a maggior ragione adesso parliamo proprio di questa produzione. Quindi lei mi dice che avevate già in mente di unirvi in qualche modo con questa nuova realtà, la Strampelli di Rieti. Sì, diciamo è un progetto che era di lungo periodo per noi, perché la necessità di mettere insieme nella fase commerciale due prodotti di eccellenza, perché sostanzialmente il macchinoncino di Campofilone è un prodotto IGP e in Europa è una delle tre IGP nella pasta all'uovo, e invece la pasta di Amatrice è una Deco, quindi commercialmente è più facile proporsi al trade e al dettaglio specializzato o alla ristorazione, avendo un assortimento di prodotti che soddisfa lo chef in tutte le ricettazioni, che va da una matriciana a una grigia a una pasta invece all'uovo e al ragù. Ecco, la cosa però importante è che avete assunto persone che hanno avuto purtroppo dei lutti in famiglia. Quello è stato qualcosa che vi ha motivato proprio per creare uno staff di personale specializzato, e non magari poi avete anche formato questo personale, però avete ridato la luce, la speranza a chi aveva perso tutto, ha perso soprattutto le vite. Sì, abbiamo assunto precisamente gente del posto, di Amatrice, Accumoli, Città Reale, e solo qualche persona altamente qualificata viene da fuori, altrimenti è tutta gente del posto. Tutta gente del posto e tutta gente che purtroppo è rimasta vittima indiretta di questo disastro, vero? Sì, confermo. Questo vi fa veramente onore. Noi facciamo vedere il marchio Strampelli, sono delle mezze maniche di Amatrice, si trova nella distribuzione, oggi andiamo quasi tutti al supermercato, specie noi che viviamo nei grandi centri urbani, si trova nella grande distribuzione? Diciamo che l'inaugurazione ufficiale del pastificio è stata fatta da poco e quindi la produzione verrà immessa nel mercato dai primi di questo mese, e la troveremo nei supermercati Conad, la troveremo nei supermercati Tigre e successivamente nel tutto quello che è il dettaglio specializzato e l'alta ristorazione. Quindi a partire dal 2020 possiamo, anche dalla fine del 2019? Di adesso, fra la prossima settimana. Ecco. Noi stiamo registrando a novembre, andiamo in onda un po' più avanti, quindi quando andremo in onda i nostri telespettatori potranno già vedere negli scaffali dei supermercati questi vostri prodotti. Noi venimmo da Amatrice un anno fa a vedere e a inaugurare insieme ai Lions Club l'area del gusto, che fu fatta insieme al contributo del TG La 7 e del Corriere della Sera. Ora voi mi parlavate che ad Amatrice c'è anche un apporto del grande cavallino, del grande marchio automobilistico italiano della Ferrari, che sta costruendo qualcosa dedicata al nome di Sergio Marchionne. Sì, la Ferrari ha donato e quindi ha costruito una nuova scuola che verrà inaugurata mercoledì 6 novembre alle 11 e verrà intitolata a Sergio Marchionne. Questo da Amatrice? Sì, vicino all'area del gusto. Vicino all'area del gusto, quindi siamo in una zona che i nostri amici conoscono bene, perché è frutto proprio di turismo, specie del fine settimana, della vicina Roma, ma anche qui dall'Umbria si viene ad Amatrice. Che vi devo dire? Innanzitutto complimenti non soltanto per il prodotto, ma per questa grande operazione solidale che avete avuto di assumere persone che hanno avuto veramente la perdita di tutto, specie di un familiare o di un caro. La pasta è eccezionale, ve l'assicuro io. Noi ringraziamo di cuore i nostri amici del pastificio Strampelli di Amatrice, che evince dal nome del famoso Nazareno Strampelli, che è anche l'autore della rivoluzione verde, in così dire. Chi ha vissuto magari quegli anni o quantomeno l'ha studiato sui libri di storia sa chi è Strampelli. Li ringraziamo non soltanto perché il prodotto è di altissima qualità, ma anche perché c'è questa grande operazione solidale di dare il posto di lavoro a chi nella vita ha perso tutto, ha perso soprattutto un caro, un congiunto, un amico, e che ha perso anche la speranza. Noi vi verremo sicuramente a trovare da Amatrice. Noi ne siamo orgogliosi e quindi come pastificio Strampelli vi invitiamo anche a mangiarci insieme un piatto di pasta. Ah, questo sicuramente non ce lo faremo mancare di sicuro. Grazie agli amici del pastificio Strampelli di Amatrice.